Sono Michele Losi, sono il direttore di Campsirago Residenza e il direttore artistico del Festival delle Esperide. Quest'anno abbiamo deciso con 10 giovani attrici e attori di realizzare un corso di alta formazione alle tecniche del teatro del paesaggio e del teatro immersivo. Qui siamo immersi in un ambiente che è incredibile, che è questa piccola foresta che c'è ai piedi della nostra residenza teatrale, e quindi abbiamo lavorato con loro su tutto quello che serve o è necessario per riuscire a scoprirsi attori o performer in un contesto naturale, ma anche in un contesto urbano, cioè apprendere quei principi che consentano al performer di lavorare in un contesto non codificato come può essere una scatola nera o un palcoscenico tradizionale. Dopo 9 giorni di lavoro, distribuiti in 3 mesi, parlando con queste attrici, con questi attori, abbiamo deciso che era necessario per tutti quanti andare avanti nel percorso, e andare avanti nel percorso poteva voler dire anche sperimentarsi in una produzione. E da questo nasce poi Amleto, una questione personale, che è uno spettacolo performance che mescola davvero diversi linguaggi, anche questo è interessante, cioè oltre al grande numero di persone in scena, perché abbiamo 12 persone in scena, abbiamo le tecniche del teatro immersivo, abbiamo le tecniche del teatro natura e del teatro nel paesaggio, abbiamo momenti invece da palcoscenico più tradizionali, tra virgolette, comunque sempre di teatro contemporaneo si parla, però diciamo momenti sul palco con il pubblico seduto, e ne è nata un'alchimia davvero interessante secondo me, perché l'opera permette al pubblico di provare delle esperienze diverse a seconda di quello che all'inizio dello spettacolo il pubblico sceglie, cioè ci sono 3 linee differenti, 3 linee che permettono al pubblico di vedere scene e situazioni diverse, ma soprattutto anche di ascoltare 3 drammaturgie differenti. Chi sei quando nessuno ti guarda, quando i tuoi cari sono da un'altra parte e intorno c'è quella specie di vero silenzio senza fretta? Qual è il tuo dubbio? Il conto che qualcuno ha lasciato per te, il pacco non gradito che ti è stato recapitato tuo malgrado, la domanda che nonostante tutto ti ha raggiunto. Di cosa dubiti? Di cosa hai paura? Sono come un attore, un poeta di fama, acclamato. Sorrido, guardo dritto. Ma quanto mi costa ogni giorno questo prodigio di restare in piedi? In pubblico mi chiamano Amleto, ma questo nome qui è come una crepa. È un nome scheggiato. Tre sillabe balbettate da un vecchio storpio. Una storia che nessuno vuole più sentire. Cambia canale. Gira, gira. Va a dormire. Dormi e basta. Riposa. Sta buono. Amleto è una questione personale, Amleto come percorso individuale del pubblico, degli spettatori, ma anche Amleto come percorso individuale di ricerca per gli artisti. Il tema centrale è sempre quello del dubbio ed è quello del desiderio, oltre che quello del dubbio.
ma poi andiamo a esaminare degli aspetti che sono per noi centrali in Amleto, che non necessariamente hanno un'identità unica, per cui da una parte si affronta il tema dell'amore, della passione, dall'altra parte il tema della menzogna e della verità, e dall'altra ancora il tema della follia, che è un altro dei grandi temi che sono trasversali all'opera. Teatro nel paesaggio sei tu che riattraversi un luogo con una luce, con un suono a una certa ora, e ti si aprono mondi ed immaginari, e anche dare poi al pubblico, essere consapevoli di poter dare al pubblico la possibilità di guardare la bellezza, e non solo la bellezza, con un altro sguardo. Spesso l'opera nasce dai luoghi, da delle suggestioni che poi i luoghi ti danno. A partire da questo semplicissimo punto di partenza poi si può andare in ogni direzione. Smontiamo la guardia. Domandiamoci su ciò che abbiamo visto questa sera, perché sulla mia stessa vita credo che questo spirito a voi parlerà.